Cosa facevano tutto l'inverno? Ma c'era chi faceva calze, chi faceva maglie, filavano la lana, perché tutti quanti, quasi tutti, avevano due o tre pecore, quindi tosavano la pecora, poi lavavano la lana tutto a mano, poi accardavano con le carde a mano, poi filavano la lana e di lì facevano chi faceva maglie, chi faceva calze o queste cose, sia uomini che donne, e specialmente le donne, però c'era anche qualche uomo che non era magari capace di lavorare il legno, non gli piaceva lavorare il legno, non aveva voglia di andare in giro in città, e allora faceva anche lui maglie, calze o queste cose. Più che altro da tenersi per uso proprio, e poi a volte venivano anche scambiate, per magari si davano come paga per altri lavori che venivano fatti da altre persone, oppure anticamente proprio venivano scambiate e partivano di qui, andavano in Francia, portavano in là tipo praticamente delle stoffe, delle maglie in Francia, e dalla Francia portavano in quel sale che scarseggiava qui dalle nostre parti, facendo i colli che c'erano, andavano a Maurin, a Chiac, quindi una vita infernale, e addirittura quando potevano addirittura facevano anche, andavano a prendere anche del bestiame in Francia, quindi andavano a comprare, e compravano non a soldi, perché i soldi non c'erano, ma portando materiale, e si scambiavano così, c'è uno scambio di materiale. Camminando, chi è abituato a camminare in montagna, è molto meno faticoso camminare sulle montagne che non camminare sulle strade battute, sulle strade asfaltate. E poi per andare a Saluzzo oppure nelle città dove c'erano i grandi mercati, eccetera, bisogna avere dei soldi. Quindi quei pochi che avevano qualche soldino magari partivano a piedi o con il mulo o con il carretto, e andavano al mercato di Venasca, che era già una grande festa, perché era già il mercato più vicino, dove si trovava già un po' di tutto. E quelli che erano fortunati mangiavano anche magari un piatto di trippe o qualcosa al mercato, che non, a loro casa non potevano permettersi, non potevano avere, però quelli erano molto pochi, quelli che potevano permettersi di andare ai mercati, anche perché, come dicevo prima, senza soldi non riesci a comprare ben poco. Ma io ho sentito parlare molto di Maurin. Ma più che mercato andavano proprio così da dei privati, e si scambiavano così con dei privati questi doni, queste cose praticamente, facevano uno scambio di roba, uno scambio di materiale.